incertezza che c'è sull'esito del referendum, sulle ripercussioni anche sulle banche, sul settore economico, lei come la giudica e se secondo lei ci sarà questo paventato crack di 8 banche, come dice il Financial Times? Sicuramente il referendum è stato all'estero abbastanza riempito di emozioni. Il risultato può influire, naturalmente non in maniera permanente, può influire sullo spread e sulla borsa, questo sì, ma non in maniera permanente. Abbiamo visto anche Brexit, che cosa ha fatto, poi dopo qualche mese si recupera. Aumenterà la volatilità, ecco, diciamo questo, aumenterà fortemente la volatilità nel caso del nonno. Ma niente drammi, nel senso, mi sembra un po' questo. Insomma. L'Italia è un paese pieno di problemi, ne avrà un po' di più. MPS per esempio ha detto che aspetta per fare ulteriori mosse proprio dopo il referendum, quindi vuol dire che anche sulle banche proprio nel quotidiano ci può essere una ripercussione, soprattutto lei che comunque ha delle quote nel MPS, cosa si aspetta? Prima di tutto non ho quote in MPS, non ho assolutamente quote in MPS, ma l'attesa non è delle banche, è degli investitori che vogliono vedere che succede. Quindi la sottoscrizione d'aumento di capitale dipende dal favore degli investitori, altro non so e non posso dire.